Ariano Irpino non ha mai avuto un re ed una regina così belli come in questo 75esimo anniversario del dono delle sante spine. Carlo I d'Angiò, impersonato dall'affascinante attore spagnolo Sergio Muñiz e la splendida modella nostrana Raffaella Modugno nelle vesti di Margherita di Borgogna, su una coppia di cavalli bianchi hanno magnetizzato il pubblico. Muñiz colpito dall'accoglienza arianese. Siamo riusciti a salire sul cavallo con tutti questi vestiti, nel senso che non credo fosse neanche facile per loro, infatti avevano bisogno sicuramente di aiuto, ma qui di aiuto ce n'è tanto, perché la gente di Ariano, diciamo che per questo tipo di evento si vede che ci tiene davvero tanto e quindi vedo già dall'inizio moltissimo calore e molta accoglienza. Carlo d'Angiò è la prima volta, vedi? E bene, un po' caldo perché comunque a 36-37 gradi che siamo con vestiti di lana, però devo dire che molto meglio di quello che pensavo, anzi anticamente non erano così stupidi, devo riconoscerlo. Come da tradizione, la seconda giornata della rievocazione del dono delle sacre spine ha visto un magnifico corteo storico dipanarsi nelle strade del centro storico, dalla villa con l'imponente castello normanno quale cornice alla piazza, dove le centinaia di figuranti si sono radunati per lo spettacolo di musici, sbandieratori e giullari, fino a giungere al Duomo sul sagrato della cattedrale per rinnovare il dono delle sacre spine della Corona di Cristo da parte di Carlo I d'Angiò al vescovo Sergio Melillo in persona. I nobili della corte del re, il conte di Ariano, le vergini vestite di bianco, i musici, i monaci con la teca delle sacre spine, il vescovo ed il vassallo con lo stendardo delle sacre spine e poi l'allegria dei popolani e degli strazzati, i falconieri con diversi tipi di rapaci, minacciosi maestri d'armi e i giovani rappresentanti delle contrade con il palio che questa sera si contenderanno. Dunque un canovaccio più o meno da tradizione con qualche innesto di novità, ma ciò che cambia è su cui l'associazione Sante Spine sta ponendo l'attenzione è la qualità, la ricerca per proporre dettagli sempre più corrispondenti al periodo storico, ai fatti, agli usi e costumi. E poi si punta a fare rete con le altre istituzioni, ad assistere al corteo insieme al sindaco Enrico Franza, non solo numerosi sindaci del circondario, ma anche i rappresentanti di numerosi comuni che fanno parte del progetto Marsica Medievale, un itinerario storico e culturale che si basa sull'ultimo percorso di Corradino di Svevia e di Carlo I d'Angiò, al quale anche Ariano ha aderito.